Ciao a tutti ragazzi, visto che è il nostro primo video dobbiamo presentarci. Io sono Francesco Azzori, Io sono Francesco Pomente. nonché fondatore della pagina Il Karting nelle Vene. Allora, siamo qui stasera per realizzare il video risposta a tutte le domande Instagram e vabbè, cercheremo di spiegarvi nel miglior modo. Tutte le vostre domande. Visto che abbiamo cercato di più volte di fare altri video, ma non ci è stato possibile. A volte per un motivo, a volte per un altro, abbiamo deciso intanto di intraprendere questo percorso tramite questo metodo. Adesso vedremo che riscontro otterremo con le vostre domande e poi vedremo. Allora, possiamo partire. Che è quella di André Brun 23. Allora ci chiede: miglior preparatore tra Galiff e Drudi? Allora, visto che ha partecipato a più di qualche gara, chiedo direttamente a lui la differenza tra i due. Qui ragazzi non si può rispondere semplicemente per il fatto che io sarei di parte, avendo corso più di qualche tempo con Galiffa, mi troverei molto molto di parte, quindi evitiamo E poi magari soprattutto di esprimere pareri. non è secondo me, cioè non c'è differenza tra preparatore e preparatore, cioè, ovvero c'è differenza, ma non si può, diciamo, Non si può come posso, non esplicitare si può così esplicitare così tanto il tanto, tutto, perché è un parere comunque anche questo, ogni magari i preparatore ha i suoi punti di forza e suoi punti i deboli. suoi punti deboli, quindi Galiffa avrà dei punti di forza e dei punti deboli, e Drudi avrà dei punti di forza e dei A punti sua deboli. volta. Anche se comunque Drudi è direttamente TM e Galiffa è diciamo, Preparatore. un preparatore a parte. Andiamo alla seconda domanda di Monald: consigli per migliorare con un KZ? Vai, qui. Allora, per prima cosa, secondo me è importante la posizione di guida, ovvero stare rilassati e avere le braccia non troppo tese, soprattutto per lo sforzo fisico, perché come sapete il KZ è la classe regina, quindi un motivo deve esserci. Poi è molto importante la posizione del sedile, del volante, che non deve essere troppo lontano, e della leva del cambio. Le tue Bah, per il suggestioni? resto diciamo che bisogna sempre valutare la provenienza, se si hanno esperienze precedenti in kart o si inizia direttamente in KZ. Ovviamente se si ha un'esperienza precedente con un monomarcia l'adattamento sarà sicuramente molto più facile, si avrà una percezione della risposta del kart totalmente diversa. Si potrà ben apprezzare il fatto che date il cambio, dato il cambio più velocità manuali, dà più possibilità di errore, a differenza di un monomarcia che sei costretto a pennellare le curve, a dover essere molto molto preciso. Per il resto bisogna trovare sicuramente un ottimo assetto con la frenata, in quanto si hanno ovviamente sia il ripartitore di frenata, e per il resto Girare, 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 deve venire, bisogna girare. fare tanti chilometri, bruciare benzina. Allora, terza domanda di Silvio Calza: cosa ne pensi dei musetti che calano con un colpo? Pensi che siano da abolire? Diciamo che questo mi tocca poco perché ho corso poco nell'ambito dei musetti che si No omologhi. sganciano. Però no, non sono da abolire, bisognerebbe semplicemente aumentare il margine di tolleranza di sgancio, perché quelli di adesso sono veramente molto molto fragili, che basta un nulla per farli sganciare e prendere dei secondi di penalità per un nulla non è affatto simpatico. Secondo il mio punto di vista sono molto utili perché aiutano a migliorare la correttezza dei piloti in pista, e soprattutto se un pilota è molto aggressivo deve. Deve placarsi. Ok, devo placarsi. Allora, quarta domanda, André Guido: pro e contro un motore più sul caldo o più sul freddo? Questa è una domanda abbastanza da interpretare. Magari per la prossima volta cerca di essere più esplicito. A quello che abbiamo interpretato è
più o meno una domanda se il motore rende più a caldo o O più a più a freddo. freddo. Diciamo che come ogni cosa ha un suo range di resa ideale. Ovviamente questa è una temperatura giusta che va non oltre i 50-52 gradi. Per il resto c'è poco da argomentare, la temperatura del motore è quella, insomma. Ovviamente con un motore freddo si rischierà di rompere più facilmente rispetto ad un motore nella giusta temperatura, oppure un motore troppo Troppo caldo caldo. rende molto di meno rispetto perché affatica molto i suoi componenti. E si rischia comunque di soccombere in rotture. Allora, quinta domanda con l'Annino 73. Quanto costa per fare una gara del mondiale o VSK? Allora rispondi direttamente tu, visto che hai avuto Allora, esperienza. gara VSK parliamo in quanto a iscrizioni, bisogna vedere poi la categoria, c'è la OK Junior che ha una tassa di iscrizione di 2200 euro, e la KZ2 1600. Certo, il costo non finisce lì, c'è da aggiungere costo noleggio, presumo costo noleggio motore. Perché sono gare che non puoi ovviamente fare con il tuo motore personale. Quelle sono gare che vanno fatte con motori ad un certo livello e se vuoi farle ad un certo livello devi noleggiare il motore. E vanno aggiunti i costi di trasferta, che non sono pochi, insomma, viste le durate delle gare, e va aggiunto il costo di preparazione alla gara, che ovviamente parte da 3-4 settimane prima almeno da buttare in pista, e cosa non meno importante, le gomme, benzina, provare tanti treni di gomme, quindi automaticamente il costo sale molto. Diciamo che per il mondiale siamo sulla stessa cifra del VSK, viaggiano all'incirca di pari passo. Bisogna tenersi con non meno di circa 6.000-7.000 euro a gara, almeno. Allora, sesta domanda di Fritz Andrea. Voi vorreste dei kart con il turbo? Allora, Perché? A che pro? scelta molto difficile visto che la Formula 1 ha cambiato proprio aspetto con i motori turbo. Però secondo me non serve avere dei motori turbo in quanto già i cavalli del motore due tempi sono molto elevati e soprattutto rendono molto in pista, come si vede nelle gare e soprattutto per chi ha girato più di qualche volta in pista, come si vede nelle piste di tutta Italia. Poi ben venga se accadrà questo, però. Ma io non credo che succeda mai. Al massimo ci potrà essere in futuro qualcosa come kart elettrici ad un certo livello. Ma per il turbo, a che pro fare un kart turbo per fare cosa? Per essere ingestibile. Vidi 4-5 anni fa un KZ10 su Facebook, lo portarono a 165 centimetri cubici di cilindrata. E inutile dire che era già inguidabile, quindi a che pro mettere il turbo su un kart? Allora, poi, questa domanda molto interessante, devo dire, perché quando è nata la vostra passione per i kart? Parti tu? Vabbè, questa è una domanda molto delicata, perché, vabbè, la passione per i kart di preciso non ricordo, però la passione per i motori fin dalla nascita, perché mio padre era appassionato di motori, quindi mi ha trasmesso la passione. Poi, man mano, ho iniziato a prendere la strada dei kart proprio perché mi sono appassionato vedendoli girare più di qualche volta in pista da spettatore e soprattutto cioè, avendo curiosità di provare questi mezzi che prima non avevo mai visto. E poi è stato è stato tutto in crescendo. Infatti, un po' di tempo fa decisi di creare questa pagina appunto perché non avendo la possibilità di girare comunque molte volte oppure di fare delle gare, di avere un kart mio,
decisi di, diciamo, di pubblicare le foto dei miei, diciamo, fan e di farle vedere a quante più persone possibile. Poi per il resto lascio la parola a te che. La mia è una storia che risale a molto lontano, ovvero quando avevo 4 anni che chiesi una mini moto a mio padre e odia le due ruote e tuttora odia le due ruote come le odiava anni fa e decise così di rovinarsi la vita comprandomi un kart. Premetto che di carta aveva poco, era un pezzo di ferro saldato, però era carino, sembrava una formula. E da lì abbiamo iniziato a correre, poi la prima gara quando avevo 6 anni circa, che poi ai tempi d'oro in cui iniziai a correre si facevano molti circuiti cittadini ed erano divertentissimi. E poi man mano che siamo andati avanti, abbiamo sempre fatto progressi in quanto a livello di gare, fino ad arrivare il primo campionato più importante, l'ho fatto nel 2006, appunto feci il WSK con la 60 mini. Solo che il mio grande problema è sempre stato il peso. Grande, grande problema di quando Problema ero di tutti. piccolo. E ero largamente in sovrappeso, ero circa 15 kg in sovrappeso con la 60 mini. E tanto che passai nel 2007 nella 100 Easy Kart, e da lì poi iniziarono finalmente ad andare bene le cose. Feci nel 2008 il campionato italiano, europeo e mondiale, rischiando di vincere l'europeo, ahimè, mi hanno buttato fuori. Come, beh, ovviamente si sa Succede al che giorno d'oggi in queste soprattutto. gare di un certo livello purtroppo succede. E poi ecco, abbiamo vinto il primo campionato nel 2013, poi 2015 Coppa Italia con la Jesolo, 2016 vinto di nuovo la Coppa Italia con Galiffa. E ecco, quest'anno 2016 reduce sempre secondo nel secondo nel campionato campionato italiano italiano. kart, categoria 125 Quello club. non lo conto perché non è una vittoria, quindi non mi scende. E sono reduce da una marissima direi seconda posizione nel campionato Predators, Ecco, per chi ci che domanda di chi sono gli on board, sono suoi perché abbiamo sono creato un io, canale insieme colui che appunto vi per. intasa la home di video con la Predators. E niente, ahimè, ho dovuto mollare il primo posto tristemente per una rottura in gara 1 domenica scorsa. Si è rotta la catena, nisba. Però ho fatto in tutto ciò ho fatto una bella rimonta in gara 2 dalla quindicesima, sedicesima, non lo so, ottava fila, non ricordo nemmeno com'ero, alla seconda posizione assoluta, nonché prima di classe. Allora, andiamo avanti con le domande e passiamo. Questa è una domanda molto interessante. Gianluca Secci ci dice: secondo te chi sono le leggende del karting italiano oltre Fisichella e Trulli? Beh, il mio idolo è senza ombra di dubbio Trulli. Poi per il resto di leggende, mi spiace ragazzi, ma qui non c'è storia. Purtroppo non Non ci sono. ho Ci sono troppa piloti forti, argomentazione. però non ci sono piloti che hanno scritto la storia del karting al giorno d'oggi, quali Possiamo citare. Fisichella, Trulli e altri. Possiamo citare qualcuno della nostra zona come Danilo Rossi, che ha 5 volte fatto campione del mondo. grandi cose. Però, Del resto ecco, nel possiamo parlare di Davide karting. Forè, possiamo parlare, non so, di chi volete, ma leggende, ecco, forse sì. Per me il mio idolo era Trulli, quindi la mia leggenda è lui. Poi è ovvio che questo è. Potrebbe essere un argomento molto personale in base alle preferenze. Ovvio, un parere personale. Allora, passiamo avanti con le domande. Vediamo, Luigi Fazzino 99, che ne pensi del motore Maxter? Motore Maxter, ragazzi, non è per fare campagne pro o campagne contro un qualsiasi prodotto, però c'è poco da argomentare.
basti vedere i vari risultati. Poi ovviamente non guardiamo i grandi risultati, quali mondiali, quali WSK, europei e varie. C'è da dire Bisogna però che guardare. Maxter ha avuto il momento di gloria nel 2009, 2009. se non ricordo male, quando era con CRG e quindi Sono aveva. Ad passati quasi la bellezza di 10 anni, però. oggi diciamo che ci sono case come Vortex, come TM soprattutto, che sono superiori, ma non tanto per, diciamo, per In il quanto a motore in sé resa, per sé, ma in quanto a vendibilità e soprattutto come costi di come costi di manutenzione, costi di manutenzione. gestione, TM ti permette molto di più. Vai dal farmacista domani mattina, chiedi un pistone del Ed è tuo. KZ10C, ti trova il pistone del KZ10C come ti trova il pistone del K9. TM ha il vantaggio di aver giocato sempre su una linea e i ricambi di un motore odierno sono adattabili su un Motore motore più del datato. 1900. Ok, Cosa quindi che non è così per altri però motori. certo, se qualcuno ha voglia di farci provare un Maxter, non ci sono problemi, Io siamo sempre mi disposti. escludo dalla richiesta, tanto. Allora, Marco Denti ci dice: quale motore consiglieresti per chi ha le prime armi? Bisogna Difficile. vedere se parliamo di monomarcia o un KZ. Ovviamente io escluderei, poi bisogna valutare sempre in base ai budget. Se bisogna partire da zero, È molto difficile, ve lo assicuro. Ve lo bisogna valutare assicuro. bene la situazione, sempre in base ovviamente al budget. Vi posso dire, un ottimo motore a parer mio è un buon KV95 con cui ho avuto l'onore di potermi divertire tante volte. O Come prima esperienza in KZ, ovviamente. si può fare un passo avanti come il K9. Io direi di lasciare ciò che è stato dell'era tra KV95 e K9, lasciamolo un po' a sé. Come un K9B, se si dispone di qualcosa di più. Anche perché oggi Come si trovano comunque a buon prezzo sui vari mercatini e anche perché comunque questi motori sono diciamo simili agli ultimi che sono usciti dall'ATM e soprattutto se si ha voglia di divertirsi, secondo me, come dice lui, un KV95 se è strettamente legato al divertimento, però se invece si ha intenzione di fare qualcosa di più serio, secondo me si può, però si deve disporre di ovviamente un di po' più di budget. budget. Poi per la categoria, secondo me, monomarcia, secondo me iniziare con Quello sempre. KZ sarebbe, cioè è un suicidio perché soprattutto se non si è mai saliti su un kart è molto difficile interpretare un KZ, soprattutto per i cavalli e per la, diciamo, La coppia. la coppia che ha il motore. Però secondo me iniziare con Iniziale. un buon 125 monomarcia, soprattutto con l'accensione elettronica, perché è un sacrificio soprattutto per chi vi Per chi vi spinge, spinge, sì. sarebbe la miglior cosa da fare. Poi oggi ce ne sono di qualsiasi, cioè di Qualsiasi costo e qualsiasi qualsiasi tipo di affidabilità. motore, C'è quindi di tutto in giro. c'è da Rotax Max fino siamo ai Rock, ai No, Super Rock, c'è Yame. c'è di tutto. C'è di tutto e di più. Quindi poi come costi siamo comunque sempre sulla stessa soglia, quindi secondo me iniziare con un KZ è molto più difficile rispetto a un monomarcia. Quindi basta iniziare con diciamo, un monomarcia, farsi le ossa, come si dice, su un monomarcia e poi passare al KZ, però anche magari disponendo di un budget più elevato. Andiamo avanti. Andiamo avanti, allora. Vediamo Gianluca. Ah, ok, già fatta. Ivan Fantauzzi ci chiede: potreste spiegare la questione caster e camber? Questa Questa è una è domanda che ci mette molto molto in difficoltà. molto articolata. Però vabbè, proveremo a spiegarvela nel miglior modo possibile. Allora, proviamo, in quanto il caster tende sempre a dare un minor appoggio della ruota, ovvero tende a, quando il kart è sottoposto
ha una forza laterale di far appoggiare più superficie della ruota possibile, a differenza del camber che parte con una superficie maggiore di appoggio e tende poi ad alleggerire man mano che si va ad esercitare una forza laterale nel fare la curva. Allora, poi altra domanda che ci mette veramente in difficoltà. Lorenzo Dab, come si fa a capire se si ha una convergenza errata? La Qui convergenza errata si soprattutto il capisce. sintomo maggiore sono i residui di gomma ai bordi delle ruote, perché si capisce se si ha una convergenza troppo aperta o troppo chiusa. Cosa significa troppo aperta e troppo chiusa? Troppo Ok, allora, aperta? parliamo di convergenza troppo aperta, parliamo di convergenza troppo chiusa. Quali sono gli Allora, effetti della gli convergenza troppo effetti aperta o della troppo chiusa? convergenza troppo aperta sono un scarso primo inserimento e con tanto 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 sottosterzo, e a differenza di una convergenza troppo chiusa che si ha il primo inserimento che è molto 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 elevato, però poi In percorrenza si perde percorrenza molto. poi va in stallo ovviamente. Bisogna ovviamente poi trovare, in base allo stile di guida, in base alle preferenze di guida Soprattutto in base al e telaio, in base al perché telaio, e ai, diciamo, ai pezzi che sono montati cosa sul telaio, ovvero a sale posteriore. da non tralasciare è la gomma presente a terra. Bisogna valutare se Ovviamente. queste modifiche vanno apportate su tracciato ricco di gomma o su tracciato domenicale dove non ci sono Scivoloso mai e state fatte qua. manifestazioni o non vengono fatte manifestazioni da tempo. Sono sempre situazioni da valutare al momento. È difficile dare su due piedi una preferenza di convergenza aperta, convergenza chiusa, standard e via dicendo. Va bene ragazzi, vi salutiamo. Francesco Ciao Zori, ragazzi, Francesco alla Comente, alla prossima! prossima.